Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui tornati su FIFA 17 per un nuovo squad builder, ma non sono solo perché con me c'è il mio amico Giovanni. Ciao, salve a tutti. Ragazzi, partiamo subito a dirvi che questa squadra ancora non l'ho provata, l'ho appena fatta, l'ho appena finita, e quindi sarà a voi valutarla, ma credo sia invincibile, sia fortissima. E ma partiamo subito, non perdiamo tempo. Allora, il portiere è Begovic. Il portiere, ragazzi, sembra delle statistiche fortissimo: 83 di tuffo, 84 di riflessi, 81 di presa, 74 di invio e 80 di piazzamento. Ragazzi, secondo me sarà uno dei migliori della Premier League. Poi andiamo ai due centrali. Il primo è Zuma e l'altro è Perrin. Ragazzi, mamma mia. Giovanni, dici tu queste statistiche. Zuma, 73 di velocità, 55 di dribbling, 50 di tiro, 80 di difesa, 58 passaggio, 81 di fisico. Che dire, provare per credere. Pagato 8700 crediti, preso all'asta con la carta sentinella, ragazzi. Quindi andrebbe a potenziare 3 di difesa e 3 di fisico. Quindi andrebbe a avere 83 di difesa e 84 di fisico, ragazzi. Secondo me uno dei difensori più forti buggati della BPL, veramente. Poi andiamo all'altro centrale difensivo, che è Perrin, con 70 di velocità, 84 di difesa, 80 di fisico, pagato solo 3600 crediti. Questo difensore, tipo, già l'ho provato nelle scorse squadre, veramente insuperabile, fortissimo, prende qualsiasi cosa. Poi andiamo al terzino sinistro, che è Patrick Evra della Juve. Lui, ragazzi, l'ho messo soprattutto per l'intesa, perché è francese. Pagato 3800 crediti, ma secondo me questo terzino ha molto da dire, perché ha un rendimento normale alto, quindi resta molto in difesa e non si sovrappone. 77 di velocità, 83 di difesa, 73 di fisico, 76 di dribbling anche, e un 72 di passaggio, che non è affatto male. Poi andiamo al terzino destro. Giovanni, lo lascio a te. Guarda qui, Aurier del PSG. Leggi le statistiche, Giovanni. E anche lui molto forte, 85 di velocità, 77 di dribbling, 66 di tiro, 80 di difesa, 85 di fisico, 73 85 di fisico, Gio. 85. Fa molta differenza. 85 di fisico è un armadio. Pagato 8000 crediti. Secondo me li vale tutti, anche perché l'ho già provato. Si sovrappone un po' troppo, però non è affatto male, perché ritorna in una maniera impressionante. Rendimento alto alto per lui. Poi, ragazzi, andiamo al centrocampo, che è praticamente stellare. Abbiamo Asamoah e l'altro centrale è Tolisso. Ragazzi, entrambi rendimento alto alto. Allora, Tolisso 73 di velocità, 73 di dribbling, 74 di tiro, 76 di difesa, 74 passaggio, 80 di fisico, ragazzi. Pagato 2900 crediti, anche lui l'ho provato, e praticamente si trova dappertutto al centrocampo con rendimento alto alto. Veramente spettacolare questo centrocampista. Poi Asamoah lo lascio a te, Giovanni. Asamoah, 80 di velocità, 82 di dribbling, 73 di tiro, 71 di difesa, 77 di passaggio, 76 di fisico, anche lui molto forte. Sì, pagato 7600 crediti, un po' troppo per Asamoah, però ragazzi, in FIFA rende come. Poi il COC, ragazzi, è Sosa. L'ho messo soprattutto per l'intesa. Ragazzi, ho messo per l'intesa. 77 di velocità, 80 di dribbling, 74 di tiro, 82 passaggio, 71 di fisico. Ancora non lo provo lui. Comunque un rendimento anche lui alto alto, cioè tutto il centrocampo alto alto. Comunque, ragazzi, anche lui ancora non lo provo, ragazzi, e spero renda bene. Poi adesso passiamo al trio stellare di questa squadra, che secondo me farà veramente paura alle difese avversarie. Abbiamo alla sinistra Mertens, ATT, Niang il bug, e poi alla destra abbiamo Fekir. Allora, partiamo da Mertens. Parliamo di Mertens. Allora, 89 velocità, 87 di dribbling, 75 di tiro, 78 passaggio e 55 di fisico. 4 stelle piede debole, 4 stelle mossa abilità. Pagato 8300 crediti. Pensavo lo pagassi di più, sinceramente, che un giocatore come Mertens in una Serie A è il top che ci possa essere insieme a Insigne. Quindi, ragazzi, io spero veramente questo giocatore renda molto. Non l'ho ancora provato, però mi aspetto veramente tanto da lui. Poi andiamo all'ala destra, Fekir, anche lui ancora non provo. 83 di velocità, 87 di dribbling, 77 di tiro, 76 di passaggio, 75 di fisico. Anche lui mi aspetto molto. Me l'ha consigliato anche Mattia D'Antonio, che io saluto. Ciao Mattia. Ciao Mattia.
Dunque ragazzi, pagato 5200 crediti, speriamo veramente anche lui renda. E poi Niang lo lascio a te Giovanni, visto che sei milanista, quindi parlane tu, vai. Niang, 89 di velocità, 82 di dribbling, 74 di tiro, 26 di difesa, 67 di passaggio, 67 di fisico, che dire, un vero bomber. Speriamo Giova, veramente, speriamo, perché lo incontro online Niang, chi c'ha Niang contro mi va sempre veramente il culo, c'è da dirlo, veramente mi fa tantissimi gol. Poi noto veramente una velocità in lui spettacolare, e poi quel 67 di fisico veramente è falso, perché è infermabile quando ce l'avevo contro. Poi 4 stelle piede debole e 4 stelle skill, quindi pagato 4400 crediti, secondo me farà la differenza. Quindi ragazzi, questa è la squadra, fatela perché secondo me sarà veramente devastante. Un saluto, ci vediamo al prossimo video, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Giovanni, saluta anche tu, dai. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.